Ciao, oggi recensione di Samsung Galaxy A7 2018 che quando ho visto per la prima volta mi sono detto, che senso ha questo con il Galaxy A8 2018 in commercio? Ebbene, passato un po' di tempo, l'ho provato e la domanda è sempre quella, non un buon segno. A proposito di Samsung Galaxy A8, ce l'ho qua. Se volete un confronto tra questi due smartphone, basta chiedere, lasciate un commento qua sotto e un bel like, già che ci siete, come sempre. Intanto però torniamo al nostro Galaxy A7, che sarò sincero, non è che mi sia mai piaciuto, parlo dal punto di vista estetico, fino a quando l'ho tirato fuori dalla scatola. Il discorso è che quando compro uno smartphone a circa 300 euro, non è che posso aspettarmi la qualità di un top di gamma, questo è chiaro, però bastano 30 secondi qui per capire che lui trasmette un po' la sua natura cheap. È un telefono che sa un po' di economico, ecco, è molto grande, con cornici altrettanto grandi, leggero in vetro e alluminio, ma con finiture un po' dozzinali. È un look che secondo me è abbastanza anonimo. Dietro le tre fotocamere a semaforo squadrate per avere quel quid di originalità in più, ma con un risultato che non è che mi convinca poi molto. E poi è grande, non scivola, ma guardatelo vicino ad A8, che è comunque già uno smartphone grandicello, lui sembra proprio un po' sgraziato, ingombrante. Il display è da 6 pollici Full HD Plus, un AMOLED, ed è la cosa migliore dello smartphone, è ciò che lo eleva rispetto alla concorrenza. In questi giorni, tra l'altro, sto provando anche iPhone XR per tutto tech, e il confronto tra questi due smartphone è sinceramente imbarazzante per Apple, parliamo solo di schermo, eh. Comunque, a parte gli iPhone XR, questo A7 mette in riga tutta la fascia medio-bassa. E guarda caso, forse l'unico collega scomodo è proprio in casa Samsung, ovvero il Galaxy A8. La scheda tecnica devo dire che è equilibrata, c'è un po' tutto quello che serve per avere una bella esperienza di utilizzo, soprattutto lato connettività, dove A7 non perde nulla anche nei confronti di A8 e due smartphone direi quasi identici sotto questo punto di vista con carrozzerie diverse. Il lettore di impronte però è sul lato e per me che sono mancino è una scocciatura, lo uso poco e spesso non mi riconosce il dito. Per un destro la situazione è migliore, ma il design con cui è stato inserito nel bordo non aiuta di certo la praticità. Si fa fatica a sentire sotto i polpastrelli, quindi non mi è piaciuto. Per fortuna c'è lo sblocco con riconoscimento del volto, che tutto sommato funziona abbastanza bene. Parlando invece di prestazioni, purtroppo un processore tranquillo come questo Exynos, seppur valido dal punto di vista tecnico, non permette di gestire al meglio la Samsung Experience, che rimane un po' il tallone d'Achille per questi smartphone Samsung di fascia medio-bassa. Non è tanto nel gaming o nella navigazione che A7 faccia fatica, ma proprio nel muoversi all'interno del sistema, tra un'applicazione e l'altra, insomma, nelle cose normali che si fanno tutti i giorni. Il merito, come detto, è della Samsung Experience in versione 9, che ha diverse funzioni completamente inutili, pensando a chi può comprare questo smartphone. Da una parte le tante possibilità che offre sono un valore aggiunto, perché significa non avere praticamente rinunce rispetto a quanto si può trovare su un Galaxy S9 Plus o un Galaxy S9, per esempio. Dall'altra però, senza i giusti mezzi, e parlo dell'hardware, forse avrei preferito una variante alleggerita del software, ad esempio senza l'inutilissimo Bixby, che ancora una volta non parla in italiano. E rende la home un vero mattone. Sappiate comunque che sotto i 300 euro questo è uno degli smartphone più completi a livello software che possiate trovare. Parliamo un po' del come va questo smartphone e se dal lato prestazioni c'è un po' di delusione, dal lato della connettività, della gestione delle connessioni esterne verso altri dispositivi, verso i dispositivi di smart home, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, è uno smartphone che vi lascia veramente tranquilli. E questa è un po' una costante per tutti gli smartphone Samsung, che devo dire su questo tema offrono sempre il massimo delle garanzie. Invece per quanto riguarda la ricezione del segnale, non è proprio il top, non è un problema, però sicuramente non è uno degli smartphone che prendono bene, meglio, ma è dual SIM e dual SIM tra l'altro separato dallo slot per micro SD, quindi vuol dire che potete usarlo con due SIM più andare ad espandere anche la memoria tramite micro SD, senz'altro una buona cosa. Per quanto riguarda la parte audio e multimediale, bisogna sapere che c'è il jack audio, quindi potete usarlo con le cuffie. Vedete che c'è anche una porta micro USB 2.0, non ancora Type-C.
E questa cosa, vabbè, insomma, un discorso un po' lungo, però bisogna secondo me tirare un pochino le orecchie a Samsung, che è giustificata solo dal fatto di essere in buona compagnia, perché per esempio tutta la fascia medio-bassa di Huawei è così con la micro USB. L'altoparlante invece è posizionato in basso, a differenza del solito, perché sulla serie A di solito è posizionato qua sul bordo, ed è abbastanza scarso. Questa è una delle cose che mi è piaciuta meno del dispositivo in generale, perché quando lo usate in viva voce, per esempio, praticamente si fa molta fatica ad usarlo quando magari siete in un minimo di ambiente rumoroso. Positiva invece è l'autonomia, 3300 mAh, che non sono sicuramente un miracolo vista le dimensioni del device, ma comunque, complice anche un hardware tranquillo, permettono di avere un'ottima autonomia. Come avevo già visto col Galaxy A8, che però aveva 3000, non 3300 mAh, qua si riescono a fare alla fine 2 giorni, ipotizzando un utilizzo normale di un utente che può essere interessato a questo smartphone, quindi sicuramente non uno smanettone. 2 giorni ce li fate tranquillamente. In termini numerici siamo sulle 6 ore di display acceso, 5 ore e mezza, 6 ore di display acceso, che sono insomma più che sufficienti. Parlando invece di comparto fotografico, Samsung ci ha messo un po' di tutto in questo comparto foto. La fotocamera principale da ben 24 megapixel f1.7, poi c'è una grandangolare da 8 megapixel f2.4 e una terza da 5 megapixel per i dati di profondità. Frontalmente invece c'è una 24 megapixel f2.0. Alla fine devo dire che è un bel pacchetto, perché magari non farà foto da urlo, ma bene o male tira fuori sempre delle belle immagini, e il fatto di avere una grandangolare è senz'altro un'arma in più, quel qualcosa che ti può dare più flessibilità in molte situazioni. Insomma, questo è il classico telefono che fa buone foto, e per chi non disdegna pubblicare magari su Instagram le proprie creazioni è davvero un ottimo strumento. Di notte non fa miracoli, anzi, a dire la verità non è il massimo, però il discorso è che comunque anche qui se la cava, e per intenderci rispetto a uno dei vari Huawei Honor che costano più o meno uguali, è comunque di un livello superiore. Ecco, i video proprio no, non mi piacciono, sono bruttini, soprattutto come qualità dell'audio catturato, non sono all'altezza delle aspettative. E poi mi spiace perché non si può passare da una cam grandangolare alla cam standard mentre state registrando il video, peccato. Idem i selfie, che vabbè, ci stanno quando c'è buona luce, ma in generale non sono proprio il massimo, anzi, troppo spesso vengono mossi, bisogna sempre stare un po' attenti quando si scatta, e non è proprio una comodità. Allora, 349 euro di listino, in realtà costa già meno, costa meno di 300 euro sui 270, questo indica che è uno smartphone che è destinato a scendere molto velocemente di prezzo, proprio perché secondo me è un po' insipido come prodotto, perché arriva sul mercato insieme ad A9, che è la versione migliore della 8, che si avvicina quasi al Galaxy S9 ed S9 Plus, e si piazza sul mercato ad uno street price che è uguale a quello del Galaxy A8, che comunque quando mettete vicino sembra già più bello, sembra più curato, soprattutto dal punto di vista della qualità dei materiali, della compattezza, insomma è un prodotto che ha più appeal di questo, che invece quando prendete in mano è un po' cheap, non vi fa dire ma guardate che bel telefono che ha fatto Samsung. No, non è così, anche quando lo prendete in mano, non solo a vedere la sua estetica. Quindi così, un prodotto un po' senza sale, che però nell'utilizzo di tutti i giorni alla fine fa il suo, quindi se non avete grosse pretese, se riuscite a trovarlo con una bella offerta sotto magari ai 250 euro, direi perché no. Comunque, se avete altre domande, qualunque cosa, siamo sempre a disposizione nei commenti. Come sempre, lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!